Iniziamo questo nostro terzo e ultimo momento di riflessione in queste ore di ritiro che abbiamo vissuto insieme. E così come abbiamo già sperimentato nelle meditazioni passate, anche oggi fisseremo il nostro sguardo sul volto di qualcuno. È il volto principale, quello che ci fa cristiani, è tenere lo sguardo fisso sul volto di Gesù. Essere cristiani significa non distogliere mai il nostro sguardo da Lui. E anche quando sentiamo una profonda comunione con i santi, anche quando per il nostro feeling personale ci sentiamo molto vicini ad alcune figure, ad alcune persone, la nostra vita è fatta di preferenzialità. Noi non abbiamo un atteggiamento neutrale nei confronti della realtà. Ci sono delle cose che sentiamo più vicine a noi e ci sono delle cose che sentiamo più distanti. Ecco, tutte le volte che noi sperimentiamo una vicinanza, una prossimità nei confronti degli altri, lo facciamo perché misteriosamente in quella vicinanza per noi sperimentiamo una vicinanza con Cristo, appunto. Amare quell'uomo, amare quella donna, amare quei figli, amare quegli amici, prendere sul serio alcune figure dentro la nostra vita, fare tesoro di alcune parole. Tutto questo esercita un fascino su di noi perché in fondo, dietro quei volti, quelle persone, quelle situazioni, c'è Cristo. Cristo è il fondale di significato di tutta la nostra vita. Essere cristiani significa sapere che tutta la nostra vita ha senso in misura e in proporzione alla persona di Gesù Cristo. E quindi tutte le volte che noi anche facciamo qualcosa di concreto dentro la nostra vita, anche se evidentemente noi non vediamo Gesù, c'è Gesù, è Gesù che cerchiamo, è Gesù che è nascosto in quelle realtà. E tutta la realtà diventa così come una sorta di sacramento, di segno, come la cosa che più ci ricorda Gesù Cristo. Allora, non potevamo vivere queste ore di riflessione senza alla fine puntare direttamente lo sguardo sul sole, puntare direttamente lo sguardo sul volto di Cristo. E questo è il motivo per cui in questa grande dinamica familiare che abbiamo approfondito in queste ore, la dinamica della Santa Famiglia di Nazareth, visto che ci troviamo a Loreto, nel luogo della Santa Casa, abbiamo letto questo brano sempre del Vangelo di Luca che ci parla di, possiamo definirla così, di una sorta di crisi adolescenziale di Gesù. Gesù compie un gesto che sbaraglia completamente i suoi genitori, è un gesto anche di contestazione, è un gesto che segna un prima e un dopo dentro anche la sua vita, quasi a dire che è arrivato fino al punto in cui la sua consapevolezza comincia a spingere anche rispetto alle sue scelte, al suo modo di fare. Che cosa voglio dirvi? Ecco, questa mattina noi ripercorreremo questa pagina del Vangelo e ovviamente alcuni punti di questa pagina del Vangelo saranno per noi un pretesto di riflessione, cioè ci aiuteranno ad approfondire alcune dinamiche che hanno a che fare con la nostra vita e hanno a che fare soprattutto con la vocazione familiare, che hanno a che fare soprattutto con il sacramento della famiglia, il sacramento del matrimonio. E vorrei partire esattamente dalla definizione di figlio. Noi pensiamo che il figlio sia semplicemente il figlio, appunto, cioè quello che tu metti al mondo. Ma in realtà la relazione di figliolanza non è data tanto da un gesto biologico. In quel caso noi siamo dei genitori, cioè abbiamo generato. Quello che ci chiede il cristianesimo, quello che ci chiede la fede cristiana, non è semplicemente quello di generare, cioè di mettere al mondo una vita biologica, ma quello di assumerci la responsabilità di chi abbiamo messo al mondo. Quando tu ti prendi la responsabilità di qualcuno, allora non sei più semplicemente uno che ha generato, ma sei uno che esercita una responsabilità. E noi abbiamo creato delle parole apposite che sono molto diverse dalla semplice parola genitore, che è la parola padre e la parola madre. Tu diventi padre e diventi madre di una vita quando ti prendi la responsabilità di quella vita che esiste, che c'è, che si trova davanti a te. Attenzione che il legame di paternità e maternità è molto più grande del legame biologico, cioè lo supera.
significa che io che sono celibe e che non ho messo al mondo nessun figlio, sono chiamato ad esempio ad esercitare la mia paternità. Non a caso, ogni tanto qualcuno rivolgendosi a noi ci chiama appunto padri. Perché siamo padri se non abbiamo messo al mondo un figlio? Perché se io mi prendo la responsabilità della vita di qualcuno, sto esercitando paternità. Se io mi sto prendendo la responsabilità della vita di qualcuno, sto esercitando maternità. Allora, attenzione, il legame di figliolanza, quindi, è molto più grande. Ad esempio, tra i coniugi c'è un legame di figliolanza. Perché? Perché io sento di dover prendermi la responsabilità dell'altro. Cioè, l'altro non si trova davanti a me semplicemente come qualcuno che mi corrisponde, ma come qualcuno che io sono chiamato a custodire, a prendermi la responsabilità. Allora, capite che al di là delle nostre storie personali e anche al di là del fatto se siamo stati messi nelle condizioni di poter generare o meno dei figli, proprio per la dinamica stessa dell'amore, noi, nessuno di noi, è esentato da imparare la paternità e la maternità. Anzi, deve domandarsi all'interno della propria vita in che modo sta diventando padre o madre, cioè si sta assumendo la responsabilità della vita di qualcuno, della vita delle persone che ci abbiamo accanto. Questo è importante perché soltanto quando si riesce ad arrivare a questo tipo di maturità relazionale, noi possiamo dire di trovarci davanti a degli adulti. Un adulto è tale quando si prende la responsabilità di qualcosa o di qualcuno. Finché tu ti prendi dell'altro o delle situazioni, semplicemente quello che ti serve o quello che ti conviene, tu ancora non sei diventato adulto. Tu sei ancora in quella fase di opportunismo, no? Che è tipico a volte dei bambini che sono molto concentrati su loro stessi, a volte di adolescenti che non vedono nient'altro se non la soddisfazione dei propri bisogni, dei propri desideri, delle proprie mancanze. Ecco, che cosa significa diventare adulti? Arrivare fino al punto in cui il dono di noi stessi si manifesta con un prenderci la responsabilità di qualcuno. Allora, soprattutto in quella che è la dinamica familiare o che è una dinamica di coppia, ripeto, al di là se abbiamo o meno dei figli in senso biologico, siamo chiamati a domandarci in che modo come coppia stiamo diventando o siamo diventati padri o madri. Cioè, in che modo come coppia stiamo esercitando la paternità e la maternità, in che modo ci stiamo prendendo la responsabilità gli uni degli altri, innanzitutto, ma anche di quello che il Signore sta mettendo davanti a noi. Vi ho voluto dire questa cosa perché erroneamente noi, quando parliamo di maternità e paternità e quindi di figliolanza, chiudiamo l'argomento semplicemente a un settore della nostra vita. E quindi se viene a mancare quella caratteristica, allora noi pensiamo che siamo esentati da questo tipo di riflessione. No, non è assolutamente così. Così come ieri vi dicevo che l'apertura alla vita non è semplicemente mettere al mondo dei figli, ma l'apertura alla vita è la postura della carità di una coppia, qui voglio dirvi che la paternità e la maternità è qualcosa di più grande anche della nostra stessa vita biologica. Io so che questo tocca non soltanto la nostra sensibilità, ma a volte tocca la sofferenza concreta. Ci sono situazioni familiari, situazioni di coppia dove questo tema che sto toccando io questa mattina è un tema scottante, è un tema che procura sofferenza. Motivo in più per far entrare luce in questa dinamica, motivo in più perché questo dolore non marcisca, non diventi un ripiegamento su noi stessi, non diventi una frustrazione, perché quando noi ci ripieghiamo su noi stessi, quando noi non affrontiamo serenamente questo tipo di dolore, di sofferenza, viviamo in maniera frustrata la nostra vita. E uno dei sintomi più diffusi della frustrazione è che avvertiamo un'angoscia di cui non riusciamo a capirne la radice. Non stiamo bene, siamo angosciati. C'è una sorta di insoddisfazione o di vuoto che noi viviamo. Allora, vivere la dinamica di fede significa entrare dentro una luce, entro un'esperienza che possa allargare davanti ai nostri occhi quello che noi pensavamo e in realtà ci siamo resi conto che è infinitamente più grande di come noi lo immaginavamo. Quindi questa è la prima cosa che volevo consegnarvi questa mattina.
ci troviamo in un legame di figliolanza, di paternità e di maternità tutte le volte che noi esercitiamo la custodia, la responsabilità nei confronti di qualcuno. Che cosa succede in questo episodio che ci racconta soltanto l'Evangelista Luca? È che Gesù ha circa 12 anni e, come di consuetudine, dice l'Evangelista Luca, ogni anno la sua famiglia fa un pellegrinaggio. Il pellegrinaggio non è a Loreto in questo caso, ma è a Gerusalemme. E Gerusalemme è questo luogo, questo santuario dove la maggior parte dei israeliti compiono questo gesto di pellegrinaggio per adempiere la propria fede e anche, così come capita a noi, per ricaricarsi, per ritrovare di nuovo anche le motivazioni giuste per poter vivere la propria vita. E quindi non è la prima volta che questa famiglia affronta questo viaggio per vivere questa esperienza di pellegrinaggio, ma succede una cosa abbastanza strana durante questa traversata, durante questo pellegrinaggio. Trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Ecco, qui voglio introdurre il secondo tema di questa mattina. Dare per scontato. Ecco, Maria e Giuseppe a un certo punto danno per scontato che Gesù sia con loro. Dare per scontato è una di quelle situazioni in cui noi sperimentiamo quotidianamente nella nostra vita. Noi diamo per scontato l'altro, diamo per scontato l'amore dell'altro, diamo per scontato la felicità dell'altro, diamo per scontato di aver capito l'altro, diamo per scontato di conoscere tutto dell'altro. Dare per scontato significa entrare in una forma di cecità. Quando tu dai per scontato qualcosa, non la vedi più, non te ne accorgi più. E credo che sia altamente confortante sapere che personaggi della statura di Maria e Giuseppe soffrano del nostro stesso problema. Anche loro danno per scontato. Quindi nessuno di noi deve vergognarsi se a un certo punto dice: ma mi sa che noi siamo proprio in questa storia, cioè stiamo dando per scontato delle cose. Voglio farvi un esempio molto concreto. Noi sappiamo che ci vogliamo bene. Immaginate in una coppia, in una famiglia, in maniera silenziosa, anche nel non verbale, noi diamo per scontato che ci vogliamo bene. Appunto, lo diamo per scontato. Non ci accorgiamo che ci sono dei momenti in cui alcune cose vanno dette e vanno dimostrate. Cioè, il bene, quando diventa carezza, quando diventa abbraccio, diventa evidente. E tutti noi abbiamo bisogno di fare un'esperienza evidente del bene. Non possiamo semplicemente dare per scontato che quel bene c'è. Abbiamo anche bisogno di mostrarlo. La maggior parte delle cose importanti della nostra vita, se ce le teniamo dentro di noi, non servono. Dice Gesù nel Vangelo: si accende forse una lampada per nasconderla sotto il moggio? Non va invece collocata in alto perché illumini tutta la stanza? Adesso portiamolo dentro la nostra vita. Ma dentro di me io lo so che ti voglio bene. Sì, ma dentro di te io non me ne faccio niente. Non me ne faccio niente di una luce nascosta sotto un secchio. Io ho bisogno che quella luce sia messa in alto perché illumini tutta la stanza. Cioè, ho bisogno che diventi visibile quello che è vero dentro di te. Ancora, dice Gesù, può rimanere nascosta una città collocata su un monte? Amici, l'amore si vede. Se non si vede, allora non è ancora pienamente amore. Perché l'esperienza dell'amore ha bisogno di essere un'evidenza anche nella vita dell'altro, cioè che l'altro possa toccare l'amore. È bello che il discepolo amato, che è San Giovanni, quando scrive a un certo punto nelle sue lettere la sua esperienza con Cristo, dice: ciò che noi abbiamo veduto, ciò che i nostri occhi hanno contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato. Ma che bello, eh? Ossia il verbo della vita, poiché la vita è diventata visibile, eccetera, noi lo annunciamo a voi. Cioè, sta dicendo Giovanni che l'esperienza di fede non è
mi chiudo dentro me stesso e dentro me stesso sperimento il Signore, dice no, è un'esperienza che abbiamo veduto, contemplato, toccato, ciò che le nostre mani hanno toccato. La fede, come l'amore, o sono cose di cui possiamo fare esperienza, cioè possiamo toccarle, oppure non ce ne facciamo niente. È una bella domanda questa. L'amore dentro la nostra vita, le cose che contano dentro la nostra vita, sono sempre evidenti? Sono sempre concrete? Oppure a un certo punto le diamo per scontato? Perdere Gesù significa perdersi l'essenziale, perdersi la cosa più importante, dire secondo me sta con te, secondo me sta dall'altra parte. Molto probabilmente ai tempi di Gesù, è una cosa che io sottolineo spesso, così come capita anche nella nostra società, no? Ci sono gli argomenti maschili e gli argomenti femminili diciamo così, nelle comitive. Allora, durante questi pellegrinaggi, molto probabilmente le donne camminavano insieme, gli uomini camminavano insieme. Allora, Gesù dice dov'è? È col padre, no, è con la madre, è nella comitiva dei maschi, no, è nella comitiva delle donne, è con i bambini. Insomma, a un certo punto si accorgono che non è né da una parte né dall'altra. Cosa si fa quando ti accorgi che ti sei perso l'essenziale? Panico. No, il Vangelo non ci dice che c'è il panico, ma ci indica una strada che secondo me è importantissima. Cioè, Maria e Giuseppe, quando si accorgono che non hanno più Gesù dentro la loro vita, cioè che quello che hanno dato per scontato, in realtà, se lo sono persi per strada, invece che dire, vabbè, è andata così, pazienza, il Signore ci manderà qualcun altro. No, cioè, capite? Lo so, questa cosa ci fa sorridere, ma tante volte questa cosa succede a casa nostra, Cioè, quando entriamo in crisi perché abbiamo perso il senso anche del nostro stare insieme, la prima cosa che ci viene da fare è buttare via tutto. Non si fa così. Quando tu ti sei accorto che ti sei perso il motivo, si fa come fa Maria e Giuseppe, si mettono a cercarlo, si mettono a ricercarlo. No, non siate di quelli che buttano via, ma di quelli che si mettono a cercare. L'umiltà e la santità non è non cadere in questo tipo di crisi. Anche i santi entrano in queste crisi, ma invece di buttare via tutto o di mettere tutto in discussione, si rimettono a scavare, a cercare ciò che si sono perduti per strada. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra parenti e conoscenti, e non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Anche in questo gesto, vedete, c'è qualcosa di importante. Cercano di tornare dove loro pensano di averlo perso, cioè vanno alla radice. Quando tu vuoi ripartire in qualcosa, dopo che l'hai dato per scontato, devi ripartire dall'ultimo avvistamento, quando c'è stato, cioè l'ultima volta in cui noi siamo stati felici, quando è stato? L'ultima volta in cui ci siamo dimostrati di volerci bene, quando è stato? L'ultima volta in cui le cose erano cariche di significato, quando è stato? Dobbiamo avere questa capacità di rintracciare dentro la nostra vita questo tipo di luogo o di esperienza. Perché? Perché se oggi è buio, non è stato sempre buio. C'è stato un momento in cui la luce era accesa. Quando? Dove? Perché? Possiamo tornare lì? Che cosa faceva splendere la luce in quel momento? Che cosa ci aiutava in quel momento? Tornare alle radici. Tornare a quell'esperienza primordiale, a quel luogo dove tutto funzionava, dove tutto era luminoso, dove tutti eravamo insieme. Attenti che ancora non sto toccando la figura di Gesù, ma la dinamica relazionale tra Maria e Giuseppe in rapporto a Gesù, che rappresenta il senso. E uno dice, basta l'umiltà di tornare indietro? Cioè, basta l'umiltà di tornare a quel momento in cui tutto funzionava, che risolviamo il nostro problema? No, perché in realtà Maria e Giuseppe vanno a Gerusalemme, ma non trovano Gesù subito.
Ci dice il Vangelo che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Quindi immaginate che si mettono a cercarlo dopo una giornata di cammino, si rendono conto che non c'è e tornano indietro e per 3 giorni si aggirano nella città di Gerusalemme tentando di trovare Gesù. 3 giorni, amici, che è un numero non soltanto lungo in termini di tempo, cioè non sono 3 ore, ma sono 3 giorni. Immaginate l'ansia, lo dirà dopo Maria, l'angoscia, la palpitazione per questo smarrimento. Ma è anche un numero significativo, 3. Quanti giorni è rimasto Gesù chiuso nel sepolcro? 3. E che cosa vuole significare in tutto questo? Che quello che loro stanno vivendo in realtà è un'esperienza di morte. Quando uno dice mi sembra di essere morto, cioè di vivere una mortificazione, nelle nostre crisi a volte noi dobbiamo attraversare la morte e non è immediata la soluzione. E la grande domanda è: vogliamo attraversare la morte o vogliamo arrenderci alla morte? Vogliamo attraversare questi 3 giorni o vogliamo fermarci semplicemente a constatare il paziente è morto? Questa coppia in realtà si mette a cercare ciò che hanno dato per scontato e che si sono persi per strada e attraversano la morte per trovarlo. E dopo 3 giorni è Pasqua per loro, perché dopo 3 giorni, che in realtà possono significare 3 mesi, 3 minuti, 3 anni, 30 anni, non lo so, capite? Cioè ognuno ha il suo tempo, il suo attraversamento della morte, è la famosa gradualità di cui vi parlavo ieri, no? È il cammino di cui vi parlavo ieri. Poi a un certo punto però finisce questo tempo, sono 3 giorni, è un tempo preciso. Poi c'è Pasqua. E in che cosa consiste la Pasqua? Nel ritrovare ciò che tu hai perduto. Nel ritrovare ciò che tu hai perduto. Ma finalmente arriviamo a fissare il nostro sguardo su questo figlio, cioè su Gesù. Perché si sono persi Gesù per strada? Perché tante volte noi perdiamo le cose più importanti nella strada della nostra vita? Perché diamo per scontato? Perché noi dobbiamo accettare che l'altro non è sotto il nostro controllo. Finché tu pensi di sapere tutto, di aver capito tutto, di conoscere tutto, di possedere tutto, di anticipare tutto, tu cadi in un errore molto grande, che è quello del possesso. E il possesso molto spesso ti dà l'illusione che più tu stringi, più tu trattieni per te. Ma in realtà nell'atteggiamento possessivo, lo sapete cosa succede? È che chi stai cercando di possedere a un certo punto sfugge, grazie a Dio. È l'unico modo che ha per sopravvivere. E quindi tu stai stringendo che cosa? Un pugno di mosche. E quindi niente. L'errore che tante volte noi facciamo è che pensiamo di possedere la vita degli altri. Pensate quando, in termini genitoriali in questo caso, no? Abbiamo dei figli, mettiamo al mondo qualcuno e inevitabilmente su questi figli mettiamo addosso loro delle aspettative. E non c'è niente di male, no? Secondo me deve fare la danza, secondo me deve tifare Inter, anzi no Juve, anzi no la Roma, secondo me dovrebbe far questo, dovrebbe fare il medico, dovrebbe fare l'ingegnere, dovrebbe sposarsi, no dovrebbe fare il prete, dovrebbe fare la suora, eccetera. Sono tutte cose giuste, ma a un certo punto l'unica persona che deve esprimersi in tutto questo è il figlio, cioè è la vita che noi ci abbiamo davanti. E che se tu non sei disposto a rinunciare alle tue aspettative, queste aspettative che vogliono imprigionare l'altro, in realtà diventano la tomba di una relazione. Diceva un grande filosofo che la tragedia più grande della vita è trovarsi nella situazione di dover realizzare i sogni degli altri. Cioè, sono stato messo al mondo per realizzare i tuoi sogni. No, non funziona così. La maggior parte dell'infelicità contemporanea
nasce dal fatto che certe volte noi passiamo la vita a dover realizzare i sogni di qualcun altro. L'amore è un'altra roba. L'amore è rendersi conto che per quanto tu possa tenere in mano la vita dell'altro, immaginate proprio come un bambino piccolo che dipende completamente da te, anche se tu eserciti questo grande potere sulla vita dell'altro, devi sempre ricordarti che non è tuo, è a vita propria e ha diritto ad essere se stesso o se stessa. E quindi l'atteggiamento che noi dobbiamo avere nei confronti dell'altro, tutte le volte che ne esercitiamo una responsabilità, è dire che per quanto noi possiamo anche avere un atteggiamento di profonda dipendenza, l'altro rimane libero, l'altro ha bisogno di essere se stesso. Sfugge al loro controllo semplicemente perché Gesù non è la proiezione dei loro sogni, non è la proiezione delle loro aspettative. Gesù è reale, reale. Ed è interessante che nella vita ci accorgiamo che le persone sono reali quando deludono il nostro immaginario. O peggio, quando sbagliano, quando commettono qualcosa fuori dalla nostra zona di comfort. Lì ci accorgiamo che l'altro è reale e che ci sta dicendo, anche con i suoi errori, i suoi peccati, le sue cadute, io sono reale, non sono come tu mi hai immaginato. Non è forse questo l'amore? Che cos'è l'amore se non lasciare che l'altro sia se stesso? Ed è una cosa difficilissima. Se avete ascoltato anche nei corsi di preparazione al matrimonio o nei diversi corsi di approfondimento, se in questi anni avete partecipato ad altre situazioni, ritiri o convegni, metteteci tutto quello che volete. Quando avete sentito la parola castità, ancora una volta noi delimitiamo il campo di alcune parole solo ad alcuni ambiti. Ad esempio, pensiamo che la castità sia una questione legata alla sessualità. No, la castità è una questione legata al possesso. Il tuo amore è casto nei confronti di tua moglie o di tuo marito o dei tuoi figli o dei tuoi amici o del tuo lavoro o dei tuoi colleghi. Questo amore è casto quando tu permetti a queste persone di essere se stesse e di non dover fingere di essere altri per stare in relazione con te. La castità è dare l'opportunità all'altro di poter essere completamente se stesso. Guardate che la stessa cosa capita nella Chiesa, eh? E a certe volte, siccome c'è tanto lavoro, siccome la messa è molta e gli operai sono pochi, io ho bisogno di uno che faccia l'imbianchino, allora ti chiedo di fare l'imbianchino. Ho bisogno di uno che faccia, non lo so, il pastore, chiedo a uno di fare il pastore, eccetera. Ma una chiesa casta è una chiesa che domanda, questo figlio che è diventato prete, questa suora che ha dato la sua vita, eccetera, qual è il suo carisma? Perché se non trova il suo posto esprimendo se stesso o se stessa, noi avremo dei preti o delle suore, delle consacrate che fanno tutto quanto quello che devono fare, ma sono infelici, perché tu sei felice soltanto quando compi te stesso. Allora una chiesa che non ragiona sull'unicità di ognuno manca di castità. Ecco, vi ho fatto l'esempio con le suore, con i preti, così nessuno di voi si arrabbia perché ce l'ho con tutti in realtà. Cioè, questa è una roba di tutti. Noi non possiamo domandarci sull'utile, di che cosa abbiamo bisogno, allora tu fai questa cosa. No, non è così. Anche se sarebbe bello vivere questo o quest'altro, l'amore è permettere all'altro di essere se stesso. E attenti, aggiungo qualcosa di più importante. Non soltanto tu permetti all'altro di essere se stesso e quindi gli dai questa concessione, ma lo ami in questa sua diversità, tu ami la diversità dell'altro, tu ami la sua unicità, perché quando tu permetti all'altro di essere se stesso ma non lo ami, sapete che cosa avverte l'altro? Il giudizio, si sente sempre giudicato. Allora, da una parte io ti dico fai quello che vuoi, ma non è amore, capite? È del tipo, tanto poi alla fine qua devi tornare. Non funziona così. L'amore è innamorarsi
dell'unicità dell'altro, di come è l'altro, e dire: io non amo la mia aspettativa su di te, io amo te. Ve lo ripeto? Io non amo la mia aspettativa su di te, io amo te. E anche se tu sei esattamente il contrario della mia aspettativa, io amo te. E l'amore, fratelli, sorelle, è decidere di amare qualcuno. Non è un sentimento di quattro soldi, è la decisione di amare qualcuno. Quando una persona si sente accolta nella propria diversità, nella propria unicità, si sente appoggiata nella sua vocazione di essere diverso dalla tua aspettativa, è lì che vengono fuori i santi, cioè i felici. Da che cosa dovremmo capire se un amore funziona? Se in una relazione di amore io sto diventando sempre più me stesso e tu stai diventando sempre più te stessa, te stesso. Da che cosa mi accorgo se le nostre relazioni di paternità, maternità stanno funzionando? Se io sono un alleato del mistero di mio figlio o di mia figlia, non se sono invece il nemico di quella diversità. Quando parlo di diversità, sto parlando di qualcosa che è completamente diverso da quello che noi vorremmo, desidereremmo. E attenzione, in questo, su questo il Vangelo di Luca è potentissimo, quando ci spiega la misericordia, ci dice che l'amore è tale, ed è talmente grande, che assume la fisionomia dell'atteggiamento del padre del figliol prodigo. Perché non vi nervosite anche voi al pensiero che questo padre permette al figlio di andarsene di casa? Glielo permette, capite? Secondo la nostra logica, invece, per amore del figlio non dovremmo permettere al figlio di sbagliare. Amare significa a volte accettare che l'altro sbagli. Ma attenzione, c'è un livello dell'amore molto più alto. Significa: io mi fido tanto di te che puoi permetterti persino di sbagliare, ma io continuerò a fidarmi di te. Ed è proprio perché avverto che c'è qualcuno che si fida della mia parte buona che mi posso rimettere in piedi. Capite qual è la logica? Cioè, me ne posso andare lontano di casa non perché sono in grado, infatti fa un sacco di stupidaggini quel figlio, ma perché in fondo io ho un padre che riesce a fidarsi di quella parte buona di me che è nascosta, ma lui si fida. Il perdono non è del tipo: tu fai schifo ma io ti voglio bene comunque. È dire: ma tu sei un capolavoro, anche se hai fatto delle cose orribili, tira fuori di nuovo quel capolavoro che è seppellito sotto tutte le stupidaggini che hai combinato. Allora tu ridai l'occasione a una persona, quando la ami, nella sua unicità, nella sua diversità e anche nei suoi sbagli. Se tu tronchi una relazione perché una persona ha fatto una cosa sbagliata, tu non sei nella dinamica dell'amore, perché l'amore o è gratuito o non è amore. Se l'amore dipende da come l'altro si comporta, ma questo il mondo ci dice questo, queste cose. Dice Gesù: se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Fanno così i pagani. L'amore vero non è forse amare quando uno non se lo merita, invece, e dire: guarda, tu sei diventata la persona più orribile al mondo, ma io non smetto di volerti bene, anzi spero che proprio perché io continuerò a volerti bene, questo diventi per te un punto di appoggio, un giorno per dire: la devo smettere di vivere male. Ma se io non ho nessun punto di appoggio, in che modo posso svoltare la mia vita? In che cosa, in che modalità io posso avere l'opportunità di vivere diversamente la mia esistenza? Quindi questa gente che abbiamo incontrato oggi nel Vangelo, Maria e Giuseppe, danno per scontato, vivono nel pregiudizio di aver capito, di sapere, di tenere tutto sotto controllo, di dire: io so dov'è, chi è e che cosa fa. Attenzione, ho usato tre parole: so chi è, dov'è e che cosa fa. Non è vero, a volte noi non sappiamo chi sono, dove sono e che cosa fanno, anche se vivono in casa con noi. Noi non lo sappiamo fino in fondo.
e non lo dobbiamo dare per scontato questo. Ma si mettono a cercarlo, lo trovano e ci parlano. E sentite, al vederlo, dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Beh, grazie a Dio non lo trovano a drogarsi in qualche angolo di Gerusalemme, capito? Ma questa cosa può succedere nella vita. Quindi lo trovano a fare qualcosa per loro di inaspettato, questo significa. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. A me ha colpito una volta un ragazzo bravo, veramente bravo, un talento musicale, e anche un cantautore, un compositore, eccetera. E ho detto, guarda, che bello, che belle canzoni, che bella musica. Dico, che cosa pensa la tua famiglia? Lui mi ha detto, qualche canzone l'ho fatta sentire a mia madre, mio padre non sa nemmeno che io suolo e che canto. Paradossale, no? Tu vivi in casa con una persona che non sa di te un sacco di cose. Maria e Giuseppe rimangono stupiti dall'intelligenza e dalle risposte di Gesù. Scusate, perché uno rimane stupito? Forse perché fino a un istante prima non se n'era accorto. Non si era accorto di che talento c'era dentro quella persona. Vedete, quando noi guardiamo gli altri con pregiudizio, stiamo dicendo che non ci aspettiamo niente dall'altro. Non pensiamo che l'altro possa stupirci, perché diciamo, se stupirci, io lo so, lo conosco bene, so bene chi è. Tu non sai niente. E questa è la grande rivoluzione a cui ci invita il Vangelo. A non dare per scontato che tu conosca tutto il bene che è sepolto nell'altro. Quando tu non ti fai più stupire dalle persone che ami, significa che hai smesso di amarle e stai dando per scontato l'amore. Forse una dichiarazione più bella dell'amore dovrebbe essere questo: stupiscimi. Cioè, sii te stesso, no? Fammi vedere qualcosa che è davvero tua. Stupiscimi. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. La ricerca, quell'esperienza di morte di cui vi parlavo prima, è un'esperienza fatta nell'angoscia, capite? A volte dobbiamo scavare nell'angoscia per trovare di nuovo quello che ci siamo persi per strada. Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Perché ci hai fatto questo? E Gesù dà una risposta che capovolge, davvero converte completamente la prospettiva. Dice, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Traduciamolo in maniera esistenziale, portiamolo nelle nostre vite. Sono io che devo realizzare le tue aspettative o sei tu che devi rinunciare alle tue aspettative perché io possa emergere? Sono io che devo venire dietro a te o sei tu che devi venire dietro a me? Sta dicendo Gesù. Chi è il discepolo? È Gesù che deve essere discepolo di Maria e di Giuseppe o forse Maria e Giuseppe che devono rimettersi in un discepolato dietro Gesù? Guardate che questo è vero sempre. Cioè, è una conversione importantissima, non soltanto permettere all'altro di essere se stesso, lasciarci stupire dal mistero dell'altro, lasciare che una persona possa infrangere anche le nostre aspettative e noi imparare ad amare l'altro per ciò che è, per come è, nella sua diversità, ad innamorarci della diversità dell'altro, ad amare, a scegliere di amare ciò che è completamente diverso da quello che noi ci aspettavamo. Ma a un certo punto, in tutto ciò, noi dobbiamo decidere se tu sei il mio marito ideale o il mio marito reale.
Io a chi voglio bene? Al mio marito ideale o a quello reale? Alla mia moglie ideale o alla mia moglie reale? Al mio figlio ideale o al mio figlio reale? Perché capite che si svolta nella vita quando tu smetti di volere che l'altro diventi ideale e cominci ad amarlo nella sua realtà. E l'altro è pieno di luce ed è pieno di buio. È pieno di talenti ed è pieno di contraddizioni, è pieno di slanci ed è pieno di depressioni, è pieno di cose belle ed è pieno di cose meno belle. Il reale è sempre tutto questo. Ah, però domandiamoci, amici, che cosa vogliamo amare noi, l'ideale o il reale? Allora, l'ideale non esiste, appunto è ideale, è un'idea. Noi passiamo la vita rincorrendo le idee. Il reale invece esiste. Ora, se tu vuoi incontrare Dio, Dio dove lo incontri? Nell'ideale o nel reale? Noi siamo abituati a pensare che Dio è ideale. Assolutamente no, la logica dell'incarnazione è il contrario. Se tu vuoi incontrare Dio, devi incontrare il reale, cioè la realtà. E questo è il miracolo del cristianesimo, che nella luce e nel buio delle persone che c'è davanti, nei talenti e nelle contraddizioni che c'è davanti, tu chi incontri? Dio. Gesù. Era questo che scandalizzava i contemporanei di Gesù, eh? Dice, ma come fa a essere il figlio di Dio se noi sappiamo che da dove viene, chi è sua madre, i suoi fratelli, le sue sorelle? Ma come fa a dire che Dio è suo padre? Ma come fa a fare questi miracoli? Cioè, non riuscivano ad accettare che nell'uomo Gesù ci fosse veramente Dio. Cioè che Gesù non era soltanto veramente uomo, ma era veramente Dio. Vero Dio e vero uomo. Ora, questa dinamica dell'incarnazione, portiamola dentro la nostra vita. Tu vuoi incontrare Dio? Sì, prendi sul serio la realtà che c'è davanti, che è fatta di luci e di ombre. Prendi sul serio le persone che c'è davanti, che non sono ideali, ma sono reali. Torna a metterti come discepolo o discepola dietro una realtà, non a una idealità. Gli ideali sono belli, ma a un certo punto creano sensi di colpa e frustrazione, perché sono irrealizzabili, appunto perché sono ideali. Lo ascolteremo oggi nel Vangelo. Qual è l'esperienza più umanizzante di tutti? Non è quello di saper dire giusto o sbagliato, qua ci arriviamo tutti e non c'è bisogno nemmeno della fede, ma che nell'applicare ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, tu cominci a partire dai tuoi di peccati, dalla tua di miseria, dalla tua di contraddizione. Allora se tu consideri che innanzitutto tu hai quel buio, smetti di avere un atteggiamento persecutorio nei confronti degli altri. Questa castità, questa libertà, questa umanizzazione della relazione è un cammino anch'esso. Ed è bello che alla fine di questo racconto non c'è l'espressione, dice, allora Maria disse, mi hai convinto. Non dice così. Sentite cosa dice il Vangelo. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Significa che non ha capito fino in fondo tutto, ma conserva tutto nel cuore, custodisce nel cuore. Molte cose della nostra vita non le capiamo sul momento, le capiamo col tempo. Noi siamo capaci di questo gesto di custodire, di vagliare nel nostro cuore? Noi vorremmo subito dire bianco-nero, vero-falso, giusto o sbagliato, non si fa così. Abbiamo bisogno che la realtà si sedimenti dentro di noi. Allora, in questa pazienza di custodire anche ciò che non capiamo, si gioca molto dell'amore. Anzi, io penso che una delle manifestazioni più grandi dell'amore sia questo, fidarsi soprattutto quando non si capisce fino in fondo tutto. Fidarsi soprattutto quando non si comprende fino in fondo tutto. E poi, chiudo,
dice Luca, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ma se persino Gesù cresce, ma chi siamo noi per pensare di essere degli arrivati? Se persino Gesù cresce in una consapevolezza, in una grazia, in una sapienza, ma chi siamo noi per dire, ah, tutto a posto, Io mi preoccupo sempre quando uno arriva anche davanti a una scelta vocazionale dicendo ho capito tutto, so tutto, posso fare tutto. Perché? Perché il nostro è sempre un tentativo umano, ma di crescita in tutto ciò. Noi non siamo degli arrivati, siamo dei viandanti. E anche se arriviamo ad avere 80, 90 anni, siamo sempre e siamo vivi, significa che abbiamo ancora bisogno di crescere, di maturare, di approfondire, di imparare. L'umiltà è proprio non pensarsi mai degli arrivati, ma sempre dei viandanti, persone che devono ancora una volta imparare ad amare, imparare a scegliere, imparare ad essere felici, imparare a liberare l'altro. È un percorso, è un cammino. Gesù vive in questo percorso, in questo cammino, noi come Lui. Buona preghiera.